iniziamo a quest'altro vlog. Sono stata da Chigotà, come avete visto da alcune riprese, e ora penso di andare a fare benzina, che qui al Conad vicino a casa mia c'è una buonissima offerta, viene 1,76 e 8, quindi penso di andarla a fare. E poi volevo andare in un negozio che rivende prodotti per estetiste e parrucchiere a prendere la maschera a 5 minuti per tonalizzare il colore. E poi niente, torno a casa. Sarà tipo un mini vlog dove oggi e domani vi porto insieme a me, anche se oggi l'ho iniziato tardi. Ora c'è l'aria condizionata a parte. Anche se l'ho iniziato tardi, perché sono le 4:45 di lunedì, e però insomma, anche se non faccio niente di che, perché domani andrò a fare il buono compleanno a mia mamma, tanto lei quando guarderà questo video sarà già passato il suo compleanno. C'è un po' di fila al Conad, va bene, e quando sarà il suo compleanno questo video sarà già caricato, quindi avrà già usufruito di quel buono. Questo qui, vabbè, passa, e quindi vi porto insieme a me. E ora vado a mettermi in fila al Conad, al distributore del Conad, e anche se un po' di benzina ce l'ho, non so, che la faccio domani al ritorno, quindi ce ne andiamo, perché c'è tanto casino. Quindi niente, domani al ritorno da Lucca e andrò a fare benzina, mi autobenzino, e ora niente, quindi vado direttamente all'ingrosso per parrucchiera. Da Chigotà ho speso 68 euro, mi hanno dato due buoni, perché dal 1 al 18 agosto danno buoni su 30 euro, di 30 euro di spesa, che su 60 euro e possiamo spendere 30, quindi si paga la spesa solo 30 euro, e anche se la mia spesa massima sarebbe stata di 50 euro, però avevo la calcolatrice a mano, si è scalcolata tutta e non mi ricordavo più a quanto stavo, quindi adesso l'impresa lì sarà di spendere meno di 50, che domani devo andare a fare un pochino di spesa della dieta che sto facendo. Se tutti mi stanno guardando male, a scema, perché sto parlando da sola, e vabbè, se riesco vi faccio qualche ripresa dentro al negozio. Ora però non so neanche se andare a prendere il pane, perché non so se lo hanno preso. Mi raccontate di bello, cosa state facendo in questi giorni, siete già in vacanza oppure no? Noi si parte tra qualche giorno, tra una settimana e qualcosa, e non vedo l'ora veramente di staccare un po' la spina dalla quotidianità, perché non ne posso più. L'hanno già preso il pane, ho riconosciuto la macchina di mio nonno, che saluto se guarderà mai questo video, ma non credo. E adesso siamo quasi arrivati. Ho una paura che, comunque siete sul trespolo, ho una paura che partite
siamo arrivati al posto dove andare a prendere la maschera. Guardalo piano perché se no mi prendono per scema e mostro il dentro se posso. Maschera. Presi altri 60 euro e prima ho stoppato il video perché c'era una signora che mi stava tipo guardando malissimo, così dopo che mi lavo i capelli faccio la maschera, così si tonalizza. Ora mi leggo un anno come si fa. Ora torniamo a casa. Speravo di spenderci meno di 50, ma niente. Anche qui spese di più, però ho portato. C'è nessuno di macchine, di persone, però c'è un po' brutto, c'è un motorino. Vado praticamente a farmi il colore dal parrucchiere una volta ogni tre mesi no, però una volta ogni 2 mesi. Questa volta è che faccio un lavoro dopo 3 mesi. Comunque è una cosa che per tonalizzare un po' il colore mi fa comodo. Comunque, cioè, se tipo una volta non ci posso andare, mi faccio la maschera che comunque mi tonalizza un po' il colore. E poi ho preso un anellino molto 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 carino e un paio di orecchini con il cuoricino nero. Ora poi dopo a casa vi faccio vedere anche tutte le cose che ho preso anche da Divota, che sono molto 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 carine. E sì, a fare benzina c'era decisamente il mondo. Spero che anche domani mattina non ci sia casino, perché sennò è al limite, ci andrò mercoledì. Tanto per domani per andare a Lucca ce la faccio. E penso di sì, quindi nel caso esco mercoledì e devo andare anche in posta mercoledì di nuovo a spedire un pacco che una ragazza francese mi ha acquistato su Vinted, e se non lo ricordo vi lascio anche il nome e il mio profilo Vinted qua giù nell'info box, così potete dare un'occhiata, perché ogni tanto carico qualche vestito o dei libri tanto ho una libreria piena di libri o altri tipo libri che ho letto in più che non penso di rileggere mai nella vita, insomma, mai più, l'italiano proprio correggiuto, nella vita penso di non rileggerli più, quindi non ha senso tenersi lì a prendere polvere, così almeno se volete acquistare qualcosa c'è anche qualche libro classico di letteratura che danno anche a scuola da leggere, così. E niente, e poi ci carico anche qualcosa di più, di qualche vestito, libri, così, insomma. E poi cosa volevo dire, da Tegota la ragazza è stata anche molto carina, mi ha regalato un balsamo labbra con l'SPF dentro 20 oltretutto, ed è sempre molto gentile quella ragazza. E poi niente, quindi domani mattina vi porto in Salone, come vi dicevo, e poi vado da
ricordo, se all'MD non lo so, se ce l'hanno gli yogurt senza lattosio, perché li ho finiti. E poi mi serviva tipo dell'insalata così per fare il pranzo e la cena, quelle ce l'hanno, però non so se c'hanno gli yogurt senza lattosio perché non ci ho mai guardato. E quindi non lo so, se fermarmi alla Coop, che è più sicuro che ce li hanno, anche se lì alla Coop a San Filippo non c'è molta scelta di formaggi, yogurt, così, perché è molto piccola la Coop. Quindi non ne ho idea. Perché di solito vado al Conad a fare la spesa, però tipo a quest'ora c'era troppo casino. Quindi, cioè, tipo, mi serviva qualcosa di passaggio, che c'è o l'Esselunga, che ce l'ho di passaggio, ma che è veramente tipo enorme, mi ci perdo tutte le volte dentro, e c'è veramente troppo freddo dentro quel supermercato, oppure di andare alla Coop e prendere giusto qualche yogurt e l'insalata. Non ho idea. Qua sono arrivata a casa, è veramente vicino il posto dove sono andata a casa mia. E niente, raccontami un po' di bello, un po' dove andate in ferie. Noi comunque non andiamo fuori dalla Toscana, anche quest'anno rimaniamo in zona, però è giusto per staccare un po' la spina, perché il clima, a parte il caldo, il clima sta diventando un po' troppo pesante, ho bisogno di staccare letteralmente 5 minuti. Cervello e tutto quanto, si spera di riuscirci. E niente, anche se quando vedrete questo video avrete già fatto le vacanze, però vabbè, scrivetemi comunque dove siete stati e cosa avete visto di bello. E mi piacerebbe fare il vlog di una giornata tipica in vacanza, però ora vediamo un attimo, anche perché vorrei non prendere il telefono in mano o la videocamera in mano, vorrei proprio non prenderla. E niente, adesso vado a finire il cancello e voi aspettate qua, così dopo vi saluto. Da Tigotà mi sono presa anche una tisana da fare fredda e adesso me la faccio subito perché ho bisogno di bere qualcosa di fresco, e mi faccio anche un caffettino perché prima me lo sono scordata di farmelo. E niente, ci vediamo più tardi. Vi faccio vedere intanto che cosa ho preso alle Tre Rose, quel negozio di ingrossi per parrucchiere stiliste vicino a casa mia. E ho preso due maschere 5 minuti. La ragazza ha detto che mi dava anche il bigliettino per i grammi, però va bene. Quindi ho preso questo qui, Color Up Sweet Brownie. Mi pare che è 5 grammi, mentre 25 grammi di questo, che è il Red Energy. Pagate 16,99 ciascuno. E poi ho preso questi che sono veramente 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 molto 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 carini. E ho preso, come vi dicevo prima, un anellino. E l'anellino in questione è questo. Era molto 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 carino, adesso me lo tengo. E poi il paio di orecchini che vi dicevo, che ero indecisa, però per ora
preso questi, poi ci ritornerò, insomma, quando torno o dalle ferie o prima. Questo paio di orecchini qua che è veramente, veramente, veramente troppo troppo carino, pagato 16,99 la coppia. Adesso vi mostro cosa ho preso da Tigotà, perché ho preso veramente delle cose utili, insomma. Allora, ho speso, come vi dicevo, 65,51 euro e vi mostro. Allora, ho preso questa tisana fredda infusi, senza calorie e zuccheri, fresche dissetanti, lampone e limone, e vi dico anche il prezzo. Questo l'ho pagato 3,29 euro. Poi ho preso a 1,99 euro. Praticamente ho preso l'asce bagno spray, questo qua praticamente con candeggina, fiori d'arancio e limone, e mi pare di averlo pagato praticamente 1,99 euro se non mi sbaglio, però non lo trovo. Sì, 1,99 euro. Poi ho pagato della Dermande Baby Care, salviettine intime, 2,25 euro, e ne ho presi due, uno e l'altro, ecco qua. E poi 1,50 euro ho preso salviettine Fresh and Clean, perché ce n'era uno solo piccolino, 1,50 euro. Poi ho preso 3,99 euro maschere piene di 7-Eleven, e ne ho prese 3,99 euro, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 mi pare. Poi Sanidesk 1,99 euro ciascuno, ne ho prese 2, salviettine igienizzanti a olio eucalipto, perché erano le uniche che erano in offerta, e ne ho prese due, quindi poi altre maschere piedi, insomma. Poi 1,88 euro ho preso Novenia assorbenti per provarle, perché erano zero allergeni, comuni profumi e coloranti per pelli sensibile, perché essendo allergica ogni tanto cambio, anche perché ne ho prese tipo 4 mi pare. Quegli altri che stavo prendendo della Laurella mi danno noia adesso. Maschere, vabbè, buono. Poi ho preso a 4,90 euro i Prit mini, mini correttore a nastro, addio, per scrivere. E questo perché mi sono rimaste per le mani, sono 12 pastello, le matite per scrivere color pastello, erano un'offerta, e questo l'ho pagati tipo 1 euro qualcosa mi pare. No, stabilo 3,99 euro. Poi ho preso un pacchetto di Bic accendini, 3,79 euro, che mi servivano per le candele, per chi le avevo finite. Altre maschere, deodorante roll-on 1,88 euro, bergamotto e zenzero, era in offerta. E poi uno spray mani, questo l'ho pagato, è Lysoform, 2,99 euro, c'era solo questo. E poi ho preso l'ultima cosa, il gel per capelli fissante per quando faccio le code alte, gel forte vaso, pagato 1,39 euro, questo qua del Tenuta Lunga della Procrin. E loro, come vi dicevo, mi hanno le unghie tutte macchiate di non so che cosa, va bene, e hanno regalato il sticker labbra protettivo della Clinians. Buongiorno, secondo giorno di vlog, mi sono appena svegliata, però ho già fatto colazione,
E adesso andiamo a fare il regalo a mamma per il compleanno, che il 10 di agosto è il suo compleanno. Intanto mi sono fatta una specie di power cocktail, senza però power cocktail, quindi mi sono fatta Activize, Lutein, adesso ve li mostro. Activize, poi mi sono messa Lutein, mi sono messa Beauty per la pelle e Antioxi Power. La bustina me la posso fare anche oggi pomeriggio, tanto non c'è una regola per poterla fare. Adesso mi prendo Monogen e il Shell Cap, le capsuline di Shell per la cellulite, insomma. E come state? Qui il tempo è un po' bruttino oggi, però va bene. E quindi bevo e mi vado a lavare il viso e mi trucco. Adesso vediamo se truccarci insieme oppure no, però penso di sì. Cioè, farò un trucco un po' niente di che, intanto mi sono già lavato il viso, farò un trucco giusto per avere una base un po' sistemata. E uso la spugnetta di Make Up For Ever. Veramente, ragazze, questa spugnetta è veramente fantastica. Quindi vado a mettere la CC Cream di It Cosmetics, anche se non mi fa impazzire. Questa qui però ha già la protezione solare dentro, quindi non vado a caricare ulteriormente il mio viso, che ho messo, sì, c'ho sempre segni del cuscino, che ho messo il siero di Brochet, sebo vegetal, insomma, perché comunque ho qualche imperfezione, però un po' parecchie imperfezioni. Devo capire da cosa sono causate, perché vado a periodi, cioè periodi dove non ho neanche un brufoletto. E periodi che sono piena. È vero che le creme solari occludono, però bisogna anche usarle. Comunque, questa spugnetta di Make Up For Ever veramente la adoro. In tre balletti sfuma, cioè è veramente fantastica, proprio top. E vado a mettere un po' di correttore di Technique, che è molto buono, 3 in 1, praticamente fa sia da correttore che da sculpt e da contour, insomma. Però io lo uso come correttore, e come correttore è bello coprente. Sì, sì. È anche bello luminoso. Così illumina e nasconde. Cioè, io mi sono lavata i capelli ieri, sembrano di nuovo sporchi. Quanto li odio. Ok, poi vado a mettere un po' di cipria e utilizzo questa qua di Sephora, che praticamente è quella universale ma nuova, che è un po' giallina e che
buona, ma non mi fa impazzire più di tanto. Preferivo quella classica, insomma, quella bianca, traslucida, invece l'hanno cambiata, ma in questa nuova versione l'ho anche ricomprata, se avete visto il vlog, però non bucata, buco in diretta. Nel senso, l'altra l'ho anche ricomprata, cioè questa l'ho anche ricomprata, però preferivo quella traslucida classica bianca. Io ho perso il tappo. Vabbè, dopo lo prendo. Casca tutto. Blush California di Benefit, che è il mio prefe in assoluto. Perché dà l'aspetto sano. Poi vado a mettere un po' di illuminante, questo qua di MAC della linea Petallic. È bellissimo. Anche se non scrive più di tanto. Però, cioè, guardate quanto è bello. E niente, adesso vado a farmi le sopracciglia per conto mio, perché sennò faccio casino. E ci vediamo in partenza. Niente, siamo partiti, ma qui il tempo è pochissimo. Fare un po' di spesa che è qui vicino. Vediamo un po'. E vado a fare un po' di spesa. Spesa fatta. E adesso il regalo di mamma preso e adesso si torna verso casa e vado a fare benzina se non c'è casino. Ai ai ai. Sono appena tornata a casa dalla spesa insieme ai miei brufoletti e adesso mi metto un po' a sistemare
camera perché c'è il portello.